Ciao a tutti ragazzi, sono Tecno ed eccomi tornato di nuovo su Dungeon Boss. Ho un annuncio da farvi. Finalmente Deborah si è decisa ad aprirsi un clan. Andiamo nel sodalizio e vi faccio vedere subito come l'ha chiamato. Sodalizio, guardate un po', Peluche Clan. Peluche è il nome del suo gattino che a me piace tantissimo e quindi non potevo non entrare in un clan del genere. Infatti leggete il motto: no Peluche, no party. Per il momento siamo solo io e lei, ma veramente siete tutti liberi di entrare nel nostro clan, anche i livelli bassissimi che hanno voglia di crescere, diciamo, stare in un clan che non chiede niente. Non dovete per forza attaccare, raga, non dobbiamo distruggere nessuno, non dobbiamo scalare nessuna classifica mondiale. Quindi, cioè, se venite in questo clan, state tranquilli, non è che dovete per forza attaccare in PvP, dovete portarmi le corone al clan, no, raga, state tranquillissimi. Ma tanto già so che non entrerà nessuno, perché molti di voi stanno bene nel clan dove sono adesso e sicuramente non entreranno mai in un clan con un nome del genere. Infatti faccio questo annuncio per quelle poche persone che ci conoscono, giocano a Minecraft con noi e, diciamo, stavano aspettando da molto questo momento dell'apertura del clan tutto nostro. Quindi veramente siete liberi, non dovete essere forti, anche un livello basso va benissimo, è per stare in amicizia, ragazzi, tutto qua. Comunque, detto questo, io voglio ritornare in questa maledettissima torre della dominazione e voglio cercare di arrivare, diciamo, ad un livello almeno abbastanza alto. Io devo fare il piano 4, dove c'è Lady, Bobus il Doro, Squinch e Yokozuna. Mi sono fermato qui proprio per continuare insieme a voi e vedere dove arrivo. Attacchiamo subito, quindi abbiamo detto Lady, Bobus il Doro, Squinch e Yokozuna. Benissimo ragazzi, a sto punto io mi porto anch'io Lady, perché guardate come sta in fin di vita Lady, sicuramente me la devastano qui. Allora Lady, va benissimo Lady, ci portiamo, vediamo un po', facciamo così, del grandissimo Bobus il Doro, Lady ovviamente, voglio rischiare con Lady e portiamo lei. Poi ci portiamo, no, Noob non me lo porto. Direi di portarmi Yokozuna e ci portiamo anche il grandissimo, vedo un po', potrei provare con sto scemo di Samurai Takumi, sì, perché da molto tempo non lo sto usando e quindi voglio dargli la possibilità di dimostrarmi che lui è un campione valoroso, capito? Quindi deve cercare di distruggere tutti in questo piano. Tanto già so, io dico queste cose, raga, ma lo so, lo sapete, io sono scarso, non mi sono mai vantato di niente, quindi, cioè, se faccio questi video è per divertimento, raga, lo sapete, no? Ok, abbiamo la possibilità di attivare una bellissima fuga disordinata, e facciamolo subito. Vai, Bobus il Doro, vai, massacrali tutti, levagli l'energia. Grandissimo, Bobus il Doro, grandissimo. Ok, vediamo a chi tocca. Lady la facciamo dare subito su sto scemo di Bobus il Doro, ovviamente, perché se lui inizia ad attaccarci con, come si chiama, con fuga disordinata, ci toglie l'energia anche a noi, e non si fanno queste cose. Vai Yokozuna, grandissimo Yokozuna. Ok, mancato, bellissimo. Adesso possiamo attivare una bellissima katana di ghiaccio, partendo da Lady, ovviamente. Vediamo Masutaki, cioè Samurai Takumi, di cosa è capace. Beh, benissimo ragazzi, io non mi posso lamentare di Samurai Takumi, è un grande, veramente è un grande. Ok, ritorniamo con un bellissimo colpo normale di Bobus il Doro sul suo gemello Bobus il Doro. Beh, così, vai Lady, massacra sto e andiamo su Lady. Grande, grande, mancato di nuovo, grandissimo Yokozuna. Ritorniamo su Lady, bellissimo Samurai Takumi. Grande, grande, grande così, dai, e massacriamola di botte a sta stronza. E la mandiamo a casa, benissimo, benissimo così. Ok, con Yokozuna andiamo su Squinch. Grande Squinch. Ok, mancato, benissimo. Torniamo sempre su Squinch. Ok, con Bowser andiamo su Yokozuna a sto punto. Una bellissima freccia infuocata, se la prende, vediamo un po', tra Squinch e Yokozuna, andiamo su Yokozuna. Beh, ho fatto bene così, ragazzi, benissimo.
Vai, adesso sei rimasto solo tu, carissimo Squinch. Ti morirai subito. Però non mi massacrare nessuno, mi raccomando. Vai, vai così. E lo mandiamo a casa. Benissimo, ragazzi, ma siamo rimasti comunque in fin di vita. E sta cosa non è da sottovalutare perché ora si farà molto più difficile al piano numero 5, quindi. Ok, piano 5. Abbiamo Lady, sto scemo di Rogar Spaccapietre, Pignolo e il grandissimo Pugno Roccioso. Benissimo ragazzi, benissimo. Vediamo chi portarci. Qua non sembra difficile come missione. Ok, questi qua sono più morti che vivi. Allora, Bovus il Doro, assolutamente ragazzi. Direi di portarmi anche sempre Lady, Abigail la brutale. E vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', raga. Potrei puntare con Serwin il rassegnato. Ma dai, Serwin, lo so che tu sei scarso in difesa, ma ti voglio portare lo stesso, ti voglio dare una possibilità anche a te. Lo so che ce la farai, tu non mi devi deludere in questo piano, mi raccomando. Uff, ragazzi, vediamo un po', vediamo un po'. Già è carico Bovus il Doro, è carichissimo. Un colpo di precisione se lo becca Abigail, che non la mandano a casa, ovviamente. Vediamo Rogar Spaccapietre che fa con un bellissimo vortice. Benissimo così. Adesso fate fare a me. Oh, non posso attivare la fuga disordinata. E vabbè, ce ne andiamo con Bovus su Lady. Benissimo, Bovus. Pignolo ci massacra un po' tutti, ragazzi. Ci massacra un po' tutti. E questa cosa non. Mi fa rosicare tantissimo. Ok, almeno uno ti voglio mandare a casa, uno di voi. Ok, andiamo con una burrasca del nord su tutti. Grandissimo Serwin rassegnato. Pugno roccioso ormai ci devasta, è normale, pugno e pugno. Ok, ci hanno devastato, ragazzi, ci hanno devastato. Ma mo veramente, io l'ho fatto pure apposta a perdere, perché c'è molta gente nei commenti che si credono dei professori. Tu sei scarso in PvP, tu non elargi gli eroi, tu non sei degno di stare su YouTube. Ti darò la dimostrazione, io sono scarso, non mi sono mai vantato di niente, lo sapete ragazzi. Cosa vi ho detto fin dall'inizio? Che non sono bravo in PvP, molti dei miei iscritti sono sicuramente molto più forti di me. E niente ragazzi, questi mi vengono a commentare e mi danno consigli su Dungeon Boss, vogliono fare i professori, ma che, a me che me ne frega? Stiamo giocando a Dungeon Boss, non stiamo investendo dei soldi in banca ed è molto rischioso. No, è un giochino, quindi è inutile che mi dai consigli. Hai visto, sono scarso. Quindi. Allora, riattacchiamo di nuovo il piano 5, ragazzi. Stavolta cambio tutto. Mi porto. Sto scemo di Tyr and Feardstorm. Portiamoci. Vediamo un po'. Abigail me l'hanno distrutta. Ok. Tyr and Feardstorm, Pugno Roccioso, Pignolo e proviamo con Sir William. Proviamo così, ragazzi. Mamma mia, cioè veramente, ragazzi, sono dei bambini quelli. Io non voglio fare nome perché sono un signore, ma veramente, se quelli mi continuano a provocare, sarò costretto a mostrarvi tutti gli screen dove loro consigliano come usare bug, come fare il bug, cioè dei forzieri, e sono gente che comunque conoscete se fate parte di un certo gruppo, e vi ho detto tutto, quindi non voglio continuare. Ok, andiamo con un bel frantumelmetti su tutti. Vai, Tyrande, benissimo. Adesso vi beccate anche una bella tempesta di meteoriti. Questa la sentite, eh? Anche tu, Rogar, spaccapietre che fai tanto il bullo con il martello e poi ci muori adesso. Grande, grande Sir William. Ok, è rimasto solo il maledettissimo Pugno Roccioso, che mandiamo subito a casa. Grande Tyr and Feardstorm. Ok? Re Yorick. Passiamo al piano successivo, no? Allora, vediamo al piano 6. Allora, abbiamo contro Bovus il Doro. Tisume. Lady, cioè Lady, quale Lady? Salice e Yokozuna. Ah, che poi questa gente mi viene a dire. Cioè, mi viene a correggere a me che sbaglio a dire Tisume. Io lo voglio chiamare Tisume, come l'ho sempre chiamato dall'inizio dei miei video. E nessuno si permetterà di dirmi questo.
ti sume, come piace a me, ti sume. Ok, Bovus el Doro, ti sume, Salice e Yokozuna. Qua, oh, cioè, raga, guardate un po', sto messo malissimo qui. Sto messo seriamente molto molto male. Potrei provare, vediamo un po'. Al posto di Sir William, portiamoci sto scemo di Capo Noob Noob, che lui comunque potrebbe curarci tutti, almeno se ci arriviamo. Perché comunque c'è Bovus el Doro che comunque attiva la fuga disordinata e ci manda a casa tutti. Cioè, non è che ci manda a casa, però ci toglie l'energia. Ok, vediamo un po' come si mette la situazione. Con chi se la prendono? Con Capo Noob Noob, sta stronza di Salice. Ok, vabbè, raga, è persa ormai. Allora, questo se lo becca. Salice. Vai, ah, fammi male. Sono scarso, raga, sono scarso io. Cioè, io preferisco più la campagna rispetto a ste cose del PvP e altre cose. La campagna mi piace di più. Vabbè, aspetto che mi uccidano così concludo il video perché tanto è finita. Ok, raga, ho fatto questo video per diciamo dirvi questo annuncio del nuovo clan mio e di Deborah. Quindi veramente, raga, se io perdo, lo sapete che sono scarso, io sono più portato per la distruzione nella campagna e quindi sto aspettando proprio di raggiungere il livello 55. Cioè, me la sto prendendo con comodo perché, come dire, non ci sto giocando parecchio, sto giocando ad altri giochi, sinceramente. Ok, raga, con questo è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.